Buongiorno, benvenuti a questa quinta lezione di didattica del contatto, apprendere le lingue attraverso il contatto transfrontaliero, didattica che ricordiamo coinvolge ragazzi che imparano gli uni la lingua degli altri, frequentanti scuole situate in zone di confine e così compresi tra gli 11 e i 16 anni di età. Questa puntata è dedicata alle attività caratteristiche della didattica del contatto e in questa puntata in modo specifico ci concentriamo sulle attività del virtuale, dell'apprendimento virtuale e digitale. In una puntata successiva invece racconteremo delle attività tipiche dell'incontro dal vero o in classe. Gli incontri virtuali nella didattica del contatto sono fondamentali perché hanno funzioni, obiettivi diversi. Quello veramente a cui è data molta importanza è la costruzione dell'immagine dell'altro, perché tante volte quando andiamo ad incontrare qualcuno dal vero, l'ansia dell'incontro, le aspettative nei confronti di questa persona o di questo gruppo di persone che ancora c'è lontano, ignoto, crea delle situazioni di forte disagio. Studi scientifici hanno dimostrato che un incontro dal vero preceduto da incontri virtuali può smorzare un poco, mitigare questa situazione di disagio e anzi cominciare a costruire delle forme di relazioni che sappiamo sono virtuali, quindi incomplete, però di grande supporto all'incontro finale, all'incontro vero e proprio. Come si vede da questa foto, questi incontri virtuali sono videochiamate di gruppo. Per il momento, dico per il momento perché la didattica del contatto è ancora in evoluzione e si sta pensando anche a delle situazioni di incontro virtuale attraverso videochiamate in piccoli gruppi che perseguino più finalità linguistiche che così sociali. In questo caso invece nelle videochiamate di gruppo i ragazzi hanno la possibilità di stare insieme, di supportarsi, di divertirsi anche molto e di costruire il loro primo incontro. Le insegnanti sono un tramite tante volte tecnico, i ragazzi tendono a dimenticare di parlare abbastanza vicino al microfono, se c'è una chat spesso dimenticano i tasti per usare segni diacritici tipici delle lingue, eccetera. Ma diciamo che per il resto la comunicazione viene gestita dai ragazzi stessi. E nelle videochiamate c'è una prima fase di presentazione delle classi, dove qualche ragazzo che è stato scelto, che si è proposto, ha la responsabilità della presentazione del gruppo nella lingua dell'altro. E poi invece seguono coppie di ragazzi che vanno a incontrare delle rispettive coppie dell'altra classe, dove si cerca di parlare ognuno la lingua dell'altro. Questo principio del parlare la lingua dell'altro in una situazione di intercomprensione non vuole essere assolutamente la finalità del progetto, che anzi vuole che i ragazzi siano più motivati ad imparare la lingua dell'altro e quindi a mettersi in gioco e a parlarla, però è un escamotage, è una situazione che rende più rilassante l'incontro, dove sappiamo, cioè dove i ragazzi sanno che possono in qualche modo parlare la lingua che si sentono di parlare, che tutto sommato corrisponde alle situazioni di autentica incontro, al di fuori dei progetti scolastici. Quando incontriamo qualcuno, cerchiamo di mettere qualcuno che non parla la mia lingua o la parla poco, cerchiamo di mettere in atto tutte le strategie possibili linguistiche e anche extralinguistiche perché la comunicazione vada avanti. Quindi l'incontro virtuale della videochiamata è un momento di grande divertimento, i ragazzi sono molto eccitati, sono molto tesi, però partecipano con grande motivazione e seguono solitamente anche osservazioni molto interessanti. La videochiamata è seguita immediatamente da una chat,
da una sessione chat dove gli stessi ragazzi che si sono parlati in videoconferenza vengono adesso in contatto e si scambiano delle informazioni veloci attraverso la chat. Noi abbiamo usato il dispositivo Backchannel Chat, che è un portale protetto dove i ragazzi entrano con una password e quindi non è assolutamente pubblico. Questo naturalmente per la comunicazione formale, per poter scambiare dei compiti o per seguire dei compiti che gli insegnanti danno. È chiaro che poi la comunicazione e i contatti virtuali tra ragazzi avvengono anche attraverso network, social network o comunicazioni personali a cui noi non abbiamo accesso, di cui le famiglie vengono informate chiaramente, anzi dobbiamo ottenere in qualche modo il permesso che i ragazzi poi esprimano o si possano contattare anche attraverso i social network. E durante la chat i ragazzi hanno la possibilità di usare o i computer o anche i telefonini, anche per dimostrare come un progetto anche a scuola può passare attraverso gli strumenti di comunicazione che per loro è quotidiana, normale. Qui si vede nella foto dei ragazzi che mentre chattano hanno comunque degli appunti da guardare perché hanno preparato le loro frasi da poter mettere in gioco al momento giusto. Questo è un esempio, i ragazzi scelgono anche le loro icone che li identificano e così ognuno cerca di mettere in gioco la lingua che sta imparando e ci si creano molte situazioni in cui i ragazzi si aiutano tra di loro e quando vedono che gli altri non sanno bene una parola gliela suggeriscono o la correggono. Nell'ambito della metodologia della didattica del contatto anche molte applicazioni digitali vengono in aiuto, questo soprattutto per consolidare l'apprendimento del lessico, ma anche per stare insieme in quelle situazioni di incontro. A volte si creano dei gruppi che devono risolvere dei quiz digitali insieme e qui sappiamo l'apprendimento, la tecnologia digitale per la didattica aiuta sicuramente i ragazzi e sono molto divertiti da queste situazioni. E le app che vengono più usate sono quelle del Kahoot, che dà la possibilità di creare dei quiz. E anche la creazione dei quiz è co-costruita, sono i ragazzi che scelgono le domande da fare per mettere alla prova l'altro gruppo. O il Padlet, che è un'applicazione soprattutto di narrazione, per poter narrare, per poter raccontare attraverso la multimedialità una esperienza.